Giuseppe Daga, giocatore del Latte Dolce, siamo qui nella nave della rappresentativa, la Juniores tu la rappresenti, vieni già da un torneo delle regioni. Giuseppe, quali sono le prime sensazioni di questo viaggio che è iniziato ieri alle 8 di sera dal porto di Cagliari? No, le sensazioni sono bellissime. Adesso stiamo facendo gruppo con i nostri compagni. Adesso aspettiamo di arrivare in Calabria con questo lungo viaggio di 700 km. Adesso in pullman, speriamo di arrivare presto. Interminabile. As Interminabile. ascolta, Giuseppe, nel momento in cui tu ti prepari la valigia e stai partendo, che cosa non deve mancare? Le scarpe, cioè, E qualche amuletto, qualche no, no, braccialetti, niente. niente, Non è. portafortuna. Niente, saluta mamma prima di tutto. Ascolta, prima si portavano le foto stampate, ma adesso avrai la foto della tua donna da qualche parte? No, no, non ce n'è donna, Niente, no, niente. niente. Ascolta, hai visto anche i compagni, giovanissimi gli allievi, voi siete un po' i fratelli maggiori, come hai visto i ragazzi, come vi state muovendo? No, sembrano tutti sereni e sembra che hanno fatto subito gruppo come deve essere per vincere delle partite importanti come queste qua. Perché sono partite a episodi e quindi ogni fallo, ogni punizione, ogni tiro da lontano può essere fatale per vincere delle partite. L'anno scorso avevi la fascia del capitano con gli allievi di Mannu, quest'anno? No, quest'anno niente, quest'anno c'è il mitico Claudio Fiori, che è il più grande, il più forte anche secondo me quest'anno, che rappresenta la nostra categoria. Molto bene, adesso allora siamo pronti a sbarcare. Sì. A dopo. Grazie, arrivederci.